Buonasera, bentornati alla settima puntata del video tutorial delle pigottine di Wanda. Questa volta andremo a realizzare una ghirlanda un po' particolare con una stella come questa qui. Allora, in questo caso ho utilizzato come acconciatura un materiale un po' particolare che è la canapa, quella praticamente da idraulico, una canapa. Quindi vado prima a ricoprire la mia ghirlanda di diametro circa 30 con una tela di cotone cardato. Praticamente io la vado tutta a rigirare intorno alla ghirlanda in modo da ricoprirla. Fatto tutto questo giro, mi ritrovo la ghirlanda in questo modo. Quindi vado a preparare la stella. La stella è ritagliata con il panno Lenci in doppio. Quindi cosa devo fare? Tutta una bella filza su tutto il perimetro. In questo caso l'ho fatta col filo bianco perché comunque quando vado a trovare l'anticatore successivamente faccio risaltare quella che è la scritta. Fatto questo, mi ritroverò la stellina in questo modo. La vado a riempire esattamente come ho fatto per gli altri oggettini, in questo modo. La riempio del tutto e preparo la mia stellina. Così posso chiuderla con un goccino di colla, così. Dopodiché preparo con l'anticatore, vado a far risaltare le cuciture in questo modo, così per tutto il contorno. Quindi questo mi serve per fare risaltare la stellina quando è appoggiata sopra la ghirlanda. Quindi facendo questo ho così. A questo punto vado a realizzare la faccina. La faccina, per esempio, posso utilizzare questa con gli occhietti aperti, chiusi, indifferente, come vi piace di più, la vado a preparare con l'acconciatura con la canapa. Quindi prendo un po' di canapa, così, un ciuffo, la trovate anche in ferramenta la canapa, prendo un pochino di fili. Mettiamo qua, se no parte la faccina. Ci faccio un nodo al centro, come ho fatto nelle altre acconciature. La tratto più o meno come la lana. Così preparo con la stessa canapa un pochino di frangia, quindi su 3-4 dita giro un po' di canapa, taglio sopra, taglio sotto. In questo modo e posiziono sopra la faccina, quindi colla così e appoggio. Anche qui non mi interessa se non prende tutta la colla, tanto viene catturata nell'acconciatura. Metto un altro po' di colla e faccio posizionare fin dietro il così, rifilo l'eccesso perché quello che non mi serve lo posso rifilare in questo modo. Poi prendo la mia matassina, goccia di colla sul nodo e l'attacco sempre sotto, così, sotto la mia faccetta. Poi vado sempre a fare il contorno del viso partendo dalla frangia fino al nodo e appoggio un po' di fili e faccio la stessa cosa dall'altra parte, così. Qui, come sempre, vado a chiudere allargando un po' la matassa. Poi giro di nuovo il tutto e faccio arrotolare, arrotolo. Arrotolo, crea una sorta di chignon
fin quando non trovo la posizione che mi piace e poi vado a fissare con la colla in questo modo, così. Goccione di colla, fissiamo il tutto e lei sta ferma. Facciamo in modo che si incolli per bene. Mettiamo sopra un peso così sta ferma e finisce di incollarsi. A questo punto passiamo un filo di spago attorno alla stellina. Deve rimanere un po' ferma, così. Dai, stai ferma. Così, ecco. Poi partiamo e ci facciamo dei giri irregolari, non importa in che posizione, tutti intorno alla stellina e fisso con un goccino di colla sul retro. Così. Ok. Dopodiché arricciamo il pizzo. Il pizzo è un pizzo alto circa 7-8 cm. Anche qui si arriccerà tenendo qualche centimetro di avanzo. In questo modo, così. Tiro il mio filo e lo arriccio tutto in questo modo. Poi ne prendo uno già arricciato, lo vado a posizionare in cima alla stella qua. Quindi prendo, togliamo un attimo, tagliamo via il filo in eccesso, mettiamo un po' di colla sul collettino, così, e appoggiamo il pizzo, così e così, che vada anche un po' dietro, in questo modo. Voilà. Così. Poi dobbiamo attaccare la testina. Allora, per attaccare la testina dobbiamo mettere una strisciolina di tubolare, sempre di maglietta, potete trovare di recupero, l'appoggiamo qui, possiamo metterlo, visto che è molto morbida, anche doppia, l'appoggiamo sul collo, poi mettiamo la colla e attacchiamo la testa. In questo modo, ovviamente, così, come sempre, va lasciata in posizione per poterla poi finire. Nel frattempo possiamo mettere attaccata la ghirlanda e la corda per poterla appendere, quindi ci mettiamo, ci facciamo un nodino qui e l'altro esattamente così, tagliamo l'eccesso in questo modo, così. Quindi ora si tratta di posizionare la stellina, mettiamo un altro tubolarino nei capelli che fa da fascetta, è una decorazione proprio solo della testina, in questo modo, e poi posizioniamo la nostra stella sulla ghirlanda con la colla, la fissiamo così e così, e anche dietro la testa, così sta ferma. Poi con qualche fiocchetto andiamo a decorare, insomma, la conciatura, così. Ok, ed ecco fatta la ghirlanda. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali e tutti i video tutorial che vi presento con tutti i cartamodelli sul sito www.lepigottinedivanda.it. Vi saluto e alla prossima puntata.